Eccoci qua di nuovo per una nuova puntata di Talent Scout. Ciao ragazzi e benvenuti. Quest'oggi qui con me ho il grande Donato. Ciao Donato. Bella, piacere a tutti. Benvenuto negli studi di RSA. Quest'oggi parleremo di te, della tua vita da cantante, da nuovo cantante, perché sei alle prime armi. Anche se mi hai detto comunque già 2-3 anni che bazzichi nella musica, no? O forse più? No, sono quasi 3 anni, sì. Il primo pezzo è uscito a settembre del 2019, quindi sì, 2 anni e mezzo, insomma. Beh, comunque sei molto giovane, quanti anni hai? 18 anni. 18 anni, quindi già a 16 anni, diciamo, sei partito a cantare. Sì, a 15 ho fatto il primo pezzo con il mio amico Gabriel. Che abbiamo già intervistato, appunto andiamo a rivedere nelle puntate precedenti. Quindi sei autodidatta, hai incominciato da solo, hai imparato da solo o sei andato anche a scuola di musica o hai imparato da solo, insomma? No, non ho mai fatto scuole di musica o corsi, altre cose simili. È stata una passione, sempre stata una passione, perché mi è sempre piaciuto il rap, sia americano che quello europeo, anche quello italiano. E quello romagnolo. Sì, quello... sì. Va bene, comunque adesso oggi parleremo di te. In arte Lil Don, qui con noi su RSA. Andiamo a salutare i miei sponsor, i miei amici, Benzina appunto di Aldo, che trovate in via Fanti in centro, abbigliamento. Poi Retro Spirit Food per un buonissimo aperitivo. Il Cobra e la Luna del mio amico Gianfranco, se voi andate a fare un tatuaggio o un piercing da qualche parte, puoi andare dal Cobra, lo conosci il Cobra e la Luna? Sì, ecco. Sì. Bene. E poi infine anche Tuta, che andremo a vedere dopo con nelle altre puntate, vedrete, o quelle precedenti o quelle dopo che andremo a vedere, ci vedrete che sono vestito con alcune maglie della tuta. Oggi invece ho quella di Aldo di Benzina. Va bene, Lil Dom, oggi andremo a parlare di te, guarderemo anche 2 tuoi video che mi hai detto che comunque non sono molto recenti. Stai già lavorando a qualche nuovo progetto o, insomma, parlaci un po' dei nuovi progetti che hai in mente. No, allora, io sono fermo da diverso tempo e non mi sono più concentrato sulla musica. Perché sei innamorato, immagino. Ma non solo per quello, ma per diversi motivi, perché comunque è veramente da tanto che non faccio musica. Ho avuto diversi problemi personali proprio che mi hanno tolto dalla mia passione. Ma magari adesso con questi, diciamo, problemi potresti trasformarli in musica, no? O cantare proprio su queste cose qui. Cosa ne pensi? Esatto. Assolutamente. Chissà che non sono stato io a spronarti di nuovo a ripartire alla grande con questo, che poi abbiamo fatto anche un live pochi giorni fa, appunto in un bar qui a Ravenna, e devo dire che mi hai veramente stupito, perché sei stato veramente bravo. Va bene, allora, grazie. Parliamo un po', vabbè, te abbiamo detto che sei partito giovanissimo nel canto. E nel tuo canto, diciamo, nel quello che vuoi esprimere ai tuoi amici, insomma alla gente, canti rap, quindi di che cosa parlano le tue canzoni principalmente? Ma parlano della mia vita, quello che mi piace, esprimo me stesso e anche le persone che frequento, comunque il mio mondo. Logicamente si parte sempre dagli amici, dalle compagnie, diciamo anche, appunto, come hai detto prima, dalle esperienze vissute, insomma. Sì, a me piace molto anche vedere le persone che si gasano, che fanno festa, quindi grazie alla tua musica. Esatto, cerco sempre di caricare nei miei pezzi. Ascoltami, allora, adesso andremo a vedere un tuo brano che si chiama, hai detto, In Zona, giusto? E di che cosa parla? Cioè, andremo a vedere, più che altro non c'è un video fisico, ma c'è la canzone, ma di che cosa parla? Sì, appunto, non c'è il video e questa canzone l'abbiamo fatta uscire, è stato il nostro primo pezzo. Quindi questo è proprio gli albori di Lil Don. Sì, diciamo, proprio l'origine. E In Zona perché appunto io e il mio amico SZ4, oltre ad essere amici, siamo anche, diciamo, vicini di casa, abbastanza vicini. E siamo... quindi vi siete messi subito a cantare insieme, a fare tutte queste cose insieme, insomma. Sì, in zona, giravamo sempre, facevamo quelle robe lì, fumare. E giustamente. Bere, fare ste robe.
Va e bene. Quindi abbiamo voluto parlarne in un pezzo. E qui andremo ad ascoltare appunto tutte le vostre vicende, diciamo, della zona che avete fatto con le tali, è vero? Sì, dai, ha avuto un discreto successo. Bene, allora guarda, io sono talmente curioso che adesso l'andiamo ad ascoltare subito, poi torniamo in studio. A dopo, ragazzi. Sono in giro in zona, sto fumando la spagnola, sempre mi trovi coi broda, la mia fante sempre viola, maca, già conosco la tua troia, fa due tiri e si innamora, me la porta da Barcellona, in ogni piazza e in ogni ora, mafia. Sono in giro in zona, sto fumando la spagnola, sempre 10 paste in un'ora, dopo sono in paranoia, sto rapper vuol trovare da dire, ma no, non parlo con una troia, nei pezzi fai solo dormire, il mio socio non perdona. Fumo verde dalla Spagna, proprio con la tua ragazza, se mi vede dopo ti lascia, fra meglio se non mi guarda, mio frate vede ma non parla, tu frate parli con la guardia, quindi non parlare del giro che no mi dispiace ma non ti riguarda. Arriva il socio dall'Olanda, se mi porta poco non basta, mi dice non avere ansia, ma per me non è mai abbastanza, magari mi basta, magari mi annoia, sto portando buste, sono col mio Oia, senti come suona, sono col mio Oia, perché sono in giro in zona, sto fumando la spagnola sempre, mi trovi coi broda, la mia fante sempre viola, maca, già conosco la tua troia, fa due tiri e si innamora, me la porta da Barcellona, in ogni piazza e in ogni ora, mafia. Sono in giro in zona, sto fumando la spagnola sempre, mi trovi coi broda, la mia fante sempre viola, maca, già conosco la tua troia, fa due tiri e si innamora, me la porta da Barcellona, in ogni piazza e in ogni ora. SZ4 e Lil Don, sto con mio fratello, muovo un pacco sul più bello, stai attento, abbiamo il coltello, fondo 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 troppo, okay. Foto 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 troppo, ganja ganja dal Marocco, fumo poi dopo mi abbiocco, senti questo pezzo, meglio di mezzo pezzo, sono stato censurato perché verso maca nel bicchiere, in tasca solo con tanti olandese, scopo tipo cambio mista, SZ4 il primo in pista. Sono in giro in zona, sto fumando la spagnola sempre, mi trovi coi broda, la mia fante sempre viola, maca, già conosco la tua troia, fa due tiri e si innamora, me la porta da Barcellona, in ogni piazza e in ogni ora, mafia. Ole, eccoci qua, beh, devo dire che rappresentava... Oh, aspetta che riparte, sennò qua, attenzione, un attimo, ecco. Sono ancora anch'io le prime armi in studio qui da RSE. Allora, mi dicevi, intanto che ascoltavamo appunto questa canzone che è molto allegra, devo dire, parla dei momenti tranquilli passati con SZ4, no? Diciamo, in zona. Però mi stavi anche dicendo una cosa molto molto bella, che comunque non ti rispecchi più, diciamo, va bene, sì, no, quello ti rispecchi perché dici che è la tua... Quello che mi dicevi prima, insomma. Sì, sì, dai, insomma, non me lo far tirare fuori a me. Allora, no, io questi pezzi rimangono sempre nel mio cuore, diciamo, nel senso, fanno parte della mia vita, certo, della mia... tua gioventù, dai. Ma sì, sì, esatto, assolutamente. Infatti io sono contento di averli fatti, mi piace sempre sentirli. Però appunto io ho avuto un percorso di crescita abbastanza particolare in questi anni e quindi maggior parte delle robe che ho fatto appunto in quel periodo che dicevo nei pezzi ora non le faccio. Certo non sono un santo, però appunto sono cambiato rispetto a quei pezzi. Infatti adesso sentirli mi vengono certi ricordi e ma che cazzo faceva? No, vabbè. Comunque ti capisco perché normali. Beh, di santi qui ce ne sono veramente pochi al mondo. Però ti devo dire la verità che già capire questa cosa qui, insomma, che tu hai diciamo lasciato un po' alle spalle questa cosa delle sostanze, no? Diciamo così, sì. Però e c'è questa fase di crescita non solo a livello, diciamo, tuo di vita, ma anche a livello di canzoni, insomma, di crescita della musica. Questo ti fa veramente onore. E poi adesso invece, oltre che a questo, che abbiamo capito un po', diciamo, le tue vicissitudini giovanili, andremo poi dopo fra un po' ad ascoltare questa altra canzone che parla appunto di click.
click, che cosa vuoi comunicare con questo click? Ma click vuol dire cricca in francese, quindi tipo gang, quelle robe lì, comunque un gruppo di persone, di ragazzi. E appunto io l'ho fatta perché era un periodo che volevo fare un pezzo così che pompasse, infatti è molto carico, molto, mi piace molto, forse è quello che mi piace di più, di cui diciamo che vado più fiero. Adesso hai scoperto questo modo di lavorare, diciamo, di cantare. Sì, esatto. E cerchi esatto. di portare avanti questa cosa qui. Sì, sì, mi è sempre piaciuto questo modo di cantare. Ascolta, io l'altra sera ti ho ascoltato in live, ti devo dire che vabbè, c'erano i tuoi amici, e che erano anche tanti, e ti sei comportato veramente bene, eri molto disinvolto, quindi devo anche capire, cioè... Presumo che hai già fatto dei live, ti sei già presumo? No, no. Niente, era la prima volta? No, era la prima volta che cantavo, assolutamente, solo che non ho avuto imbarazzo perché comunque credo in quello che faccio. In generale non sono una persona che si vergogna a fare queste cose o a mostrare se stesso. La vergogna, vabbè, un po' di diciamo, più che vergogna è timore di sbagliare, magari di fare una brutta figura, magari davanti ai propri amici, ma se sì, sei convinto di quello che fai, di solito non succede. Questo che ti volevo dire. Insomma. Sì, sì, l'importante è credere in se stessi. Poi... Beh, io comunque sono rimasto contento e mi è piaciuta molto la tua esibizione. Quest'estate spero di averti anche nel nostro, diciamo, progetto estivo di RS Live Streaming, dove penso che porterò tutti i cantanti a fare un festival a Marina di Ravenna. Comunque, adesso andremo appunto a vedere Click. Io intanto ti saluto e ti ringrazio per essere venuto qua negli studi. È un piacere, anzi grazie a te per avermi invitato. Vogliamo dire anche alla gente dove ti può magari ascoltare, i tuoi canali social, Instagram? Sì, ho un canale YouTube, mi chiamo Lil Don. In zona. Cioè, sì, se cercate in zona lo trovate subito. Esatto. E su Instagram lil.don_basso. E anche lì troviamo qualcosa, magari, più che altro la tua vita privata. Sì, lì trovate più me, la mia vita privata, i miei fatti personali, diciamo. Sì. Va bene, allora ragazzi, se siete curiosi di andare a scoprire questo nuovo cantante, Lil Dom in zona, lo trovate su YouTube, in zona, mi raccomando, scrivetelo, oppure su Instagram.com, lil.zona, no. lil.zona. Don_basso e lo trovate, ok. Facile, dai. Va bene, allora ragazzi, io vi saluto anche Donato, giusto? È stato un piacere. È stato un piacere anche per noi e adesso ci andiamo ad ascoltare Click e poi alla prossima puntata. Ciao. Why is everything chrome? Cash. Sai che sono Lil Don, chiamami sull'iPhone, sai che fumo indoor. E ste tipe mi chiamano, chiudo questo pacco. Tu mi chiami capo, sai che fumo col contatto. E ti giuro non la pago, sai che sono giù col plug. Penso a fare quelli, sai che voglio solamente oro per i miei fratelli. Sai che non bevo alcol, bevo solo viola. Tu che parli della clip, sì perché siamo la moda. Sai che giro anche da solo, non sono un parla-parla. Ma se parli di ganja allora parli della squadra. Sai che fumiamo in otto proprio dentro quella panda. Sai che fumo giù in piazza, sì davanti alla guardia. Fumo una cima, lo faccio da prima. La tua squad fatica per la cocaina. Chiudo questa traccia, dopo chiudo una cartina. Tu lo fai da qualche mese, io lo faccio da una vita. Sai che sono nel tuo party, ma sono io la festa. No, non giro con infami, ma solo con chi resta. Voglio il nome di chi parla, dopo voglio la sua testa. Sai che facciamo sul serio, mio fratello, no, non scherza. Sai che sono Lil Don, chiamami sull'iPhone. Sai che fumo indoor, ste tipe mi chiamano. Chiudo questo pacco, tu mi chiami capo. Sai che fumo col contatto e ti giuro non la pago. Sai che sono giù col plug. Penso a fare quelli, sai che voglio solamente oro per i miei fratelli. Sai che non bevo alcol, bevo solo viola. Tu che parli della clip, sì perché siamo la moda.
Why is everything chrome? Cash.